Giornalista catanese, ha esordito con la trasmissione Catanista nel 2006. È stato capo redattore dello Sport nell'emittente Sesta Rete fino al febbraio del 2011. Ha ricoperto anche il ruolo di ufficio stampa di società ed enti sportivi, la consueta scuola catanese del giornalismo, attraverso una personalità ricca che trasmette preparazione. Castagna d'argento a Peppe Di Stefano! Passione per lo sport, attaccamento alla propria terra e dedizione al proprio lavoro sono questi gli elementi che hanno contraddistinto la brillante carriera di Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, catanese doc, che ha mosso i primi passi nel giornalismo televisivo proprio a Sesta Rete, prima di passare al colosso di Rupert Murdoch. Il giornalista etneo è stato premiato con la Castagna d'Argento 2017 assegnata dal 12° Gala dello Sport. Ai nostri microfoni Di Stefano fa trasparire l'orgoglio delle sue radici, anche professionali. Ancora ho tanti obiettivi, voglio ancora correre. Pensavo oggi quando ero in aereo che per arrivare proprio qui a Catania da Milano, che anni fa, credo uno dei delle prime edizioni, ero qui al posto tuo a raccontarlo, a fare interviste ed è stato sicuramente bello, gradevole vivere queste sensazioni. Secondo me c'entra tanto poi l'impegno, c'entra tanto anche la fortuna di trovare al punto giusto, al momento giusto. Spero che lo sport siciliano possa tornare ai livelli, parliamoci chiaro, anche il calcio, ai livelli di una volta, perché dà lavoro, dà possibilità, dà lusso, dà vetrina. Non è una frase fatta quando si dice che è volano per una città. Io ricordo che quando il Catania era in Serie A vedevo lavorare 100 tecnici attorno a un evento del calcio, tecnici televisivi. Partite di Serie B ne lavorano 20, partite di Lega Pro ne lavorano 3-4. Questo è l'emblema. La tua strada, che è stata meritata e anche premiata dalle opportunità, è cominciata però proprio con i microfoni di Sesta Rete. È stata, come dire, un buon viatico per tutto quello che è venuto dopo. E più che non dimenticarlo mai, è una cosa impressa dentro di me, perché sono quei tatuaggi che hai dentro. Ci sono delle cose, delle situazioni, delle emozioni, delle persone che non cancelli mai. Un ente è Sesta Rete, è una delle cose. L'altra è Francesco Scuderi, che è il presidente della Nuoto Catania, che non c'è più. Mi diede la possibilità di fare l'ufficio stampa. E per me resterà sempre una persona che mi ha dato la spinta e la forza di andare avanti. Un'altra è Enzo Falzone, che stasera è qui con noi. E anche lui, tra pallavolo e CONI, mi ha dato sempre le chance. Quando io dicevo che non andavo all'università e volevo seguire il mondo del calcio, dello sport, in maniera particolare del giornalismo, Sesta Rete ha cambiato la mia vita e io spero che Sesta Rete, sono sicuro che a Sesta Rete un po' tutti si ricordano di me. Sicuramente, infatti siamo anche qui con grande piacere per reincontrarti. In chiusura, Catania città di sport, non solo praticato perché è una miniera praticamente inesauribile, ma anche raccontato, riportato. Queste due realtà possono tornare al top insieme? Devono tornare al top insieme, secondo me l'una è legata all'altra e viceversa. Io sono convinto che il calcio a Catania soprattutto era diventata una delle poche eccellenze della nostra, davvero della nostra realtà, ed aiutava. Io sono convinto che sono arrivato e ho avuto la grande chance a Sky perché ho avuto possibilità di fare lavorare con Sesta Rete, di fare radio e raccontare di un Catania in Serie A, e di conseguenza è diverso rispetto a farlo in Serie B o in Serie C. Quindi mi auguro davvero, e credo che stiano facendo adesso le cose fatte bene, che presto il Catania torni su. Ripeto, è un'opportunità per tutti, per me che lavora a Sky, di tornare giù più spesso, per chi lavora qui di raccontare con più forza e veemenza il quotidiano, il giornaliero. Io il mio lavoro mi entusiasma, io mi mangio i giorni, io non vedo l'ora di svegliarmi la mattina e trovare notizie e andare sulla strada, vivere sul marciapiede. Oggi sono qui premiato, ma solitamente faccio proprio molta fatica, però ripeto, vado fiero e sono orgoglioso di tutto questo. Tra i premiati della serata anche il vicepresidente bandiera dell'Inter, Javier Zanetti, ospite attesissimo. L'ex capitano nerazzurro però è stato trattenuto a Milano da un imprevisto che ne ha bloccato la partenza all'aeroporto, costringendolo ad inviare questo messaggio ai tanti tifosi appassionati che lo attendevano al Teatro Comunale di Trecastagni. Ciao a tutti, siamo ancora qui in Malpensa, purtroppo non ho potuto partire,
questo non dipende da noi né da voi, mi dispiace tantissimo, so che siete in tanti lì che mi state aspettando, però l'aereo ancora non si sa se parte e non volevo neanche andare lì e stare con voi soltanto 5 minuti per fare un saluto. Vi prometto col cuore che tornerò e faremo una grande festa. A tutti gli organizzatori delle Tre Castagne, grazie per la considerazione e per pensare a me a questo premio. Ripeto, vi prometto che tornerò e faremo una grande festa. Un bacione enorme, grazie per l'amore e per l'affetto nei miei confronti, nei confronti dell'Inter e sempre Forza Inter.